Eccomi, ora sono in diretta, come vi avevo promesso. Adesso sono solo, credo, in diretta, non lo so. Stiamo informando i tuoi follower che hai iniziato un video in diretta. Quindi c'è qualcuno che mi guarda, immagino. Ecco, benissimo. Tra poco dovrebbe arrivare anche Paolo. No, se lo vedo poi, perché magari non lo vedo. Quello che vi dovevamo dire stasera non ve lo diremo. Ma alla console Mimmo Merelli, ma no, scusate, mi state chiedendo di partecipare alla diretta, ma devo purtroppo dare la precedenza al mio socio perché gliel'ho promesso e ci rimane male. È un'altra puntata questa di Anziani in diretta. Quindi devo aspettare che sia lui a chiedere. Cristina Gentile. Insomma, una visualizza. Qua chi è che mi ha chiesto tutta sta roba di entrare in diretta, mali mortacci? No, 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 no. Allora, io e Paolo faremo una cosa che non sarà domani sera, ma sarà tra una settimana più o meno, perché c'è una roba molto bella. Adesso poi ve la spiegherò quando sarà un po' più chiara. Però, scusate, sto aggiungendo Paolo. Però, questa cosa che faremo io e Paolo sarà spiegarvi, aspetta, che adesso gli dico, c'è una luce dietro la faccia che ti rende. Lo so, sarò così. Bene. Esatto. Stai fermo, fermo così. Ma ti sei tagliato i capelli? Sì, da solo, però non mi giro che è meglio. No, 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 fa vedere, fa vedere, fa vedere. Porca puttana. Aspetta, scusa un attimo, che non vedo una minchia. Due persone anziane mi guardano. Porca puttana. Ti sei tagliati i capelli da solo. Fai vedere, fa vedere. È una domanda. Cioè, la gente vuole sapere. Non Dai. mi giro, non mi giro, è un disastro. Fai così, fai così. No, dietro un disastro. Al massimo faccio così, guarda. Però una domanda. Perché? Perché erano lunghi, mi davano fastidio. Ma che fastidio ti danno i capelli lunghi? Ti si intrecciavano nel Ma vestito. no, io ho bisogno di sentire il vento nei Ma capelli. cosa cazzo di. Ma cosa stracazzo di. È vino? È vino, vino, Borgogna, guarda. Voilà, la mia borgognetta serale. Buona quella la conosco. Quella è la borgogna che hanno speso al ceppo. Buona quella. Questa qui è quella che compro da Fabri. Adesso Buona quella. non facciamo pubblicità. Hai già raccontato? No, stavo dicendo appunto che ci doveva essere questa cosa domani, e invece sarà la settimana prossima, perché adesso poi scenderemo nei particolari quando la faremo. Però c'è un modo per cui tutti noi possiamo partecipare alla ricerca per una medicina che combatta questo virus che ci sta massacrando la vita, i coglioni e tutto. Soprattutto la seconda, sì. Sì, e possiamo farlo senza versare soldi, senza fare niente, ma semplicemente mettendo in carica il nostro telefonino. È una roba molto figa, dove nessuno ci guadagna, è tutto, come dire, fatto solo per aiutare la ricerca, però a questo punto credo che sarà bello spiegarvelo quando la cosa sarà definita, e quindi settimana prossima, più o meno. Quindi questo qui è un teaser. Questo qui l'è in teaser, questo qui l'è un È un teaser questo. questo qui è un teaser, questo qui è un teaser Mi per la piace molto settimana fare prossima. teaser, Sì, doveva essere un teaser per domani, eh? Invece è settimana prossima. E invece settimana prossima, È un perché ancora. teaserone lungo. Ma io ho un bel tiserone, eh? Io ho un bel tiserone, te l'avranno raccontato, no? Giravoce, sì. Una sorta di Dream Lab di Vodafone, scrivono. C'è qualcuno qua che ne sa, eh? Potrebbe essere, bisogna spiegare, insomma, questa cosa e fare in modo che più gente possibile. Io l'ho già fatto, si scarichi questa applicazione, perché con nulla, cioè basta aprire l'applicazione e attaccare il telefono e andare a dormire,
E poi fanno tutto gli altri. Quindi, e poi fanno tutto gli altri. Nel nostro telefono naturalmente non succede niente, non ci porta via niente, però aiutiamo la ricerca e la aiutiamo in maniera estremamente concreta. Per cui questo... Cosa hai fatto oggi, Paolino? Ti vedo... oggi. Allora, tanto quando è che hai avuto questa idea di tagliarti i capelli? Ma li hai tagliati benissimo, eh. No, l'altro ieri. Prima di sapere che avrebbero riaperto, perché sennò mi sarei, come dire... Vabbè, ma riaprono il primo di Stracazzi, eh? Vabbè, sì, però, insomma, prima non si sapeva che avrebbero riaperto. A parte che uno danaroso come te, uno potrebbe farsi venire anche il parrucchiere a casa, no? Cioè... non si può, non si può. Non si può, certo. Certo, noi abbiamo i soldi che... certo. Tiriamo fuori da ogni cassetto. Invece di buttarli giù dalla finestra come fai di solito, perché non ti sei fatto vedere un parrucchiere a casa? Ma guarda, l'altro ieri tu hai detto, cioè, ho i capelli troppo lunghi, me li taglio. E te li sei tagliati con? Con il pettine rasoio, quello. Poi ho brrrato un po' troppo e dietro è successo il patatrac. Beh, ma a quel punto vai a stecca e niente. Ma sarà, infatti io ce l'ho per il bellino di andare a stecca. Comunque. Ma rischia. Dire, ho nell'animo di quasi di fare tutti quasi a zero. Tanto tempo che torniamo in TV ti tigri crescono. Sì, tempo che torno in TV, sì, forse divento anche... Peter Tosh. Invece tu non te li tagli, ti hanno detto che stai bene così. No, io non me li taglio perché sono raccordato. Ah, e io devo finire ancora. Devo far girare 3 giorni ancora. E oltretutto devo limonarmi una ragazzina che non so come faremo perché è la cosa. Ma non l'avevi già limonata? Scusa. L'avevo già limonata, però visto che nel film la limono spesso. Ah, lei è rimasta contenta quindi la rilimoni? No, sì, cioè lei, il personaggio del film. Allora, la devo rilimonare, però sarà molto complicato rilimonarla, perché come si fa a muovere? Cioè, ho l'impressione che dovremmo fare come gli attori dei film porno, sai che arrivi e devi far vedere gli esami. Credo anch'io. Cioè, prima che si rilimoni, a parte che prima che si scheda la gente sul set in generale se ne passa il tempo, se limoni poi sì, anche perché cioè, sembra una cazzata, però cioè, come fai? Infatti secondo me la limonerò poi, però adesso magari la barba me la sistemo un po' perché non ce la faccio più. Beh, la barba è facile, non lo so, facile. Aspetta, la barba è facile quando è barba, quando sono peli, vabbè, peli pubici, io ho dei peli pubici che mi crescono sulla faccia. Ah, perché tu sei ancora in pubertà, quella dici? Io non ho la barba, io ho dei peli pubici, cioè sono gli stessi peli, la stessa conformazione di pelo, che invece di averceli lì, ricessetoso, diciamo. È la famosa testa di cazzo, immagino che stia. Credo sia la famosissima testa di cazzo che è... averlo saputo, guarda, stappava una borgogna anch'io. Comunque, no, ma ho finito tutto il vino che c'era in casa, dovrei scendere in cantina. Io faccio come allora, stasera ho fatto 2 bicchieri di prosecchino mentre cucinavo. E quello anch'io. Proprio come le casalinghe alcolizzate, sai? Esatto. E qualche pezzo di formaggio, così, tanto per no. No, io guarda. Cosa ti mangi? Patatine, 1900. Questa sono una droga. Mentre cucino, ogni tanto, plac, 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 plac. Certo. Dopodiché, quando mi siedo a tavola, stasera erano cappelletti in brodo. Ah, però. Ma dove li compraste i cappelletti in brodo, scusa? Quelli di Terre d'Italia, la Carrefour. Ah. Che però non sono male, eh. Io non li ho mai mangiati. Non so male, cioè, certo, non sono quelli che mangiavamo a Bologna, però sono decenti. Si fanno mangiare, insomma. Fanno mangiare, e quindi con il cappelletto in brodo la borgognetta ci stava. Eh beh, certo. Adesso farò, credo, un pocherino con i miei amici online. Cioè, spiega un po'. Su un famoso sito di poker online. Sì. Di cui non posso fare il nome. Sì. Tu puoi... Poi me lo scrivi dopo perché mi hai già convinto. Tu puoi... Ah, ma se vuoi ti invitiamo. Tu puoi
giocare a Texas senza soldi, cioè giocare senza quei soldi finti. Sì. Però ognuno a casa sua, fai tipo WhatsApp che ti parli e intanto giochi, così passi il tempo. Beh, non è male. No, no. Beh, se non perdi i soldi, poi... No, perdi niente, no, no. Poi noi ci mettiamo... Vabbè, un po' di frizzo, diciamo. Mettiamo il frizzettino, perché però è poca roba, cioè, tipo... Che 2 euro, capi? Quando perdi 2 euro, che poi sono quei 2 euro che dici, vabbè, poi te li do, no? Cioè, non è che sono proprio... che glieli devi dare. Che gioca poco, per dire. Però purtroppo c'è solo per il Texas. Se c'è solo Texas Hold'em, vabbè. Cioè, non c'è il poker quello che giocavamo noi. Vabbè, però Texas, ma Texas, sì. Sì, no, e poi la cosa figa è che non giochi con degli sconosciuti, giochi con dei tuoi amici. Ma chi c'è? Non posso fare i nomi. No, se siamo io, Ste e Simo, tutti i 3 deficienti. Vabbè. Simo come gioca? Ha appena imparato, pensa di essere molto bravo, invece è scarso e quindi perde. magari ci sta pure guardando. Sicuramente starà guardando. Magari fa anche rinvia una richiesta. Ma è solo per 2. Credo sia solo per 2. Un'altra puntata di anziani che usano l'internet. Sì, credo sia solo per 2. Comunque, va bene. Allora, quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. Esatto. Non abbiamo altre cose interessanti da dire. Credo, no? Cioè, io già pensavo che non riuscissimo a dire neanche questo. È 20 minuti che mi annoio, penso. Esatto. Pensa agli altri. Per cui, ecco, vedi, c'è Lorini, vedi che ci stava sentendo. Eccolo lì. Grazie a Dio non c'è Fede Russo che fa il deficiente. Fede, credo. Russo è molto divertente. Quindi, detto questo, noi ci vediamo, credo, lunedì prossimo. Sì. Parleremo di questa cosa molto figa. Molto, 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 molto figa. E poi invece e parleremo anche dei fatti nostri, magari anche rispondendo a delle vostre domande. Per cui, sì, tipo da domenica, da lunedì, io comincerò... Sei ingrassato, tua sorella, deficiente. non era una che ha scritto... Mi sto facendo un culo? No, questa cosa la devo dire, posso? No, dai. Quello che ho interrotto, volevi... Vai, tranquillo. Perché immaginavo dove stessi andando a parare. Nella noia di fare sempre la stessa ginnastica, sì. Su Instagram. Scusa, sto guardando il deficiente di Fede Russo che scrive. Ho trovato su Instagram questo corso, sì, che si chiama, vabbè, non mi ricordo, che praticamente ti dice che in 30 giorni ti insegna a stare in verticale. Cosa c'è scritto? No. Ero ridevo per te, che in 30 giorni riesce a stare in verticale. Riesce a stare in verticale. Però io ho detto, chi se ne frega se in verticale, però 30 giorni di corso, $30. Cioè, ci sta. Vai. Secondo me mi fa una preparazione che può essere interessante. Poi in verticale non ci sto, chi se ne frega. Poi ho detto... Intanto, come si chiama questo corso? Perché la gente vuole sapere, e anche io. Vado a vederlo perché me lo sono dimenticato. È il nome degli anni che usano l'internet, ricordate. Sì. Comunque è la traduzione di stare in piedi sulle mani. È la traduzione di stare in piedi sulle mani in 30 giorni. Esatto. che in inglese è un idioma. È un idioma. È il famoso idioma inglese. Anche quelli che gli danno €30. Io sono il primo degli idiomi. Dagli 30, però, che detto, è un idiota. 4 settimane di corso in cui fai il bello e il cattivo tempo a fare un po' di esercizi. È un culo. Però cioè, allora aspetta, perché io anch'io adesso ne dirò un altro di cui io mi ricordo il nome. Sì. Invece quello che ho visto io e che faccio io si chiama, andate a vederlo, si chiama Atlean X su YouTube. Ora mi è venuto in mente Instagram e anche sull'internet. Ora te lo vado a dire. Quello che dico io si chiama Atlean X e c'è in inglese, c'è tipo la cosa migliore che tu puoi fare a casa senza attrezzi. E c'è questo allenamento che tu dovresti fare, è un percorso con 3 esercizi per muscolo
che tu devi fare per un minuto a testa senza mai riposarti. Quindi sono alla fine un minuto, se, non ti fermi mai. Il Gallinari dice che lo mai fa... recupero. No, il Gallo dice che lo fa 3 volte il percorso. Io lo faccio una non facendo tutti gli esercizi. Sì. E arrivi in fondo che vedi, hai delle visioni mistiche, tipo San Pietro che ti mette una mano sulla spalla, quelle cose. Cioè, faticosissimo. No, no, ma è una roba... Ma, tipo, vallo a vedere, si chiama Atlean X. Andate a vederlo. Vabbè, invece del tuo come si chiama? Così poi andiamo a dormire, questa povera gente. Niente, non riesco a trovarlo. Anziani che usano internet. Non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più. Che poi vabbè, comunque credo sia l'idioma... Atlean X, giusto. E credo sia l'idioma di stare sulle mani... Esatto. Sì. Allora, però, andate a vedere sì. il profilo Instagram di questo Adam... _frater Adam Frater, Adam famoso Frater. Truffatore che contenta lui è uno dei due, è un po' il Panzironi della ginnastica. Esatto. Però se voi vedete se voi vedete la sua foto pensate, ma perché tu devi fare un corso con questo che è tanto, cioè è una specie di scultura. Andate a vederlo e... No, aspetta, adesso vado a vederlo anch'io. Come si chiama? Adam? Adam _ Frater. No, ma io scrivo Adam Frater proprio su Google. Sì, sì, sì. Ecco. Adam Frater? F-R-A-T-R? Esatto. Fatela vedere. Urca puttana. Perché? E c'è una malattia però questo. Sì, no, sì, è una malattia grave, sì, sì. Porca miseria. Sì, è una roba. Questo. E tu gli hai dato solo 30 euro, no? Gli ho dato solo 30 euro, sì, sì. Io gli darei anche qualcosa di più a sto ragazzo. Poteva anche cambiare gusti, dici. Ma cazzo, è figo questo Adam Frater, oh. È figo, sì. E lui fa lezioni. Cosa sono quelle robe che lui ha qua? Ma credo che sia un virus che ha preso quando era molto piccolo, è un battere. Ah, delle cose qui che non cos'è so che dice? Lui fa crossfit, Federico. Fa crossfit a muscolo. Fa crossfit a muscolo, c'è scritto. No, è toscano, credo. Bravo, bello, bello. Adesso glieli do anch'io questi 30 euro perché il ragazzo... Ma perché? Però, scusa, non è capace. Mettici il link, no? Il ragazzo li merita tutti questi 30 euro. Va bene. Merita, sì. Eh sì. Va bene. Allora, direi che quello che dovevamo dirvi ve l'abbiamo detto. L'abbiamo detto. Non vi spacchiamo i coglioni più di tu. Troppi muscoli non ci piace. Brava, chi sei? Non ti ho perso. Brava, brava. Siamo brava, a posto, guarda. Brava, brava, brava. Chi è? Perché scrollano subito quelle che scrivono queste cose? Esatto. Perché il muscolo non ha... Ma poi che cazzo dico, che tanto io proprio non... non mi... Sono brutto io. Sono brutto. Vabbè, non possiamo raccontare tutto, non possiamo raccontare. No, la settimana prossima racconteremo tutto. Facciamo diventare questo un appuntamento. Sì, anche perché faremo questa diretta in un luogo della casa particolare. Ah sì, cazzo, non mi sono dimenticato di dire. Allora, settimana prossima noi ci collegheremo, ci collegheremo ognuno dal suo letto. E vi facciamo vedere i muscoli dal lettone. Sono brutto io. Va bene, credo che prima che il vino prenda sopravvento, prima di degenerare, insomma, sì. Ci vediamo settimana prossima. Anzi, ci vediamo. Sì, ci vediamo credo lunedì, adesso speriamo che, settimana prossima. Che ci diano un via, magari ci vediamo anche prima. Faremo un altro remind prima, quindi. Sì, magari ci vediamo anche prima, appena sappiamo delle cose ve le diciamo. È stato un piacere essere qua con Paolo Cessisoglu, questo giovane attore che si è tagliato i capelli da solo. C'è anche Pontini, salutiamo, ecco. Marco Pontini. Marco. Amministratore delegato di Radio Italia, grandissimo uomo, grande uomo. Grande.
grande amico, grande uomo. Grande uomo. L'anno prossimo torniamo più forti di prima. Purtroppo quest'anno non ci saranno i concerti di Radio Italia, lo diciamo a tutti quelli che ci stanno guardando. Però, che cazzo, non si poteva. Ricordiamo che però Radio Italia tutti i sabati in queste settimane sta ridando i concerti, i sabati alle 21.30 sta dando i concerti dei vari anni. Quindi, insomma, esatto. Va bene, allora buonanotte a tutti. Alla prossima. E ci sentiamo la settimana prossima e se volete ci sentiamo anche prima. Io sono sempre qua, tanto che cazzo ho da fare. Ciao a tutti. Ciao, ciao Luca. Ciao.